Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi un altro lockdown. Con queste parole il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha aperto la conferenza stampa in diretta di ieri, durante la quale ha comunicato le ulteriori norme vigenti per scongiurare la diffusione del virus. Nuovo DPCM in vigore da oggi fino al 13 novembre. La prima novità riguarda la facoltà data ai sindaci di chiudere alle 21 piazze e vie principali della città, dove abitualmente si può creare Una scelta che ha subito suscitato il malcontento tra i sindaci, che non ritengono corretto avere questa responsabilità. Tutte le attività di ristorazione, quindi bar, gelaterie, ristoranti, pasticcerie, sono consentite dalle 5 a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Diversamente è permessa la somministrazione fino alle 18. Le consegne a domicilio restano senza vincolo di orario. Nei ristoranti al tavolo si potrà stare un massimo di 6 persone e il titolare dovrà esporre un cartello con la capienza massima dei clienti. Per quanto riguarda sale giochi e bingo, consentita l'apertura fino alle 21. Per le scuole secondarie e superiori, ancora più flessibilità negli orari di ingresso. Rimane vietato lo sport da contatto e gare agonistiche, consentita l'attività sportiva individuale e professionale. Per quanto riguarda le palestre, una settimana di tempo per adeguare i protocolli di sicurezza. La scelta di chiudere resta quindi in sospeso. Vietate sagre, fiere locali, restano consentite quelle di carattere nazionale e internazionale. Sospese le attività convegnistiche e congressuali, salvo che si svolgano con modalità a distanza. Stessa cosa per le riunioni per la pubblica amministrazione. Il Presidente Conte, dopo aver esposto le nuove norme vigenti, fa anche un confronto dall'inizio della pandemia ad oggi, soprattutto sulle difficoltà iniziali sanitarie, adesso migliorate, soprattutto per la diffusione di mascherine e dispositivi di protezione. Ma vi riassumo le nuove misure.